Test salivari nell'istituto comprensivo Borgovico di Como. Da oggi è partita la somministrazione per monitorare la circolazione del virus in ambito scolastico. Sono 180 gli studenti comaschi delle scuole primarie coinvolte nell'iniziativa e 60 quelli delle secondarie di primo grado. Verranno utilizzati test molecolari su campione salivare che saranno consegnati nei punti raccolta per poi essere conferiti ai laboratori. Questa metodologia, fa sapere la TS Insubria, che con la collaborazione dell'ufficio scolastico territoriale ha individuato gli istituti scolastici, garantisce la possibilità di sequenziamento genomico virale per la ricerca di varianti. Nella fase di avvio, circa 2 mesi, i test saranno somministrati dal personale sanitario di ATS nella sede scolastica, che provvederà poi ad inviare i campioni al laboratorio della SST 7 Laghi di Varese. L'adesione avverrà su base volontaria a seguito di sottoscrizione del consenso informato da parte dei genitori o tutori legali. La partecipazione non sarà in alcun modo vincolante per l'accesso a scuola. L'esito del test salivare verrà segnalato nel sistema di sorveglianza e in caso di positività verranno disposte le necessarie misure di contenimento del contagio, senza ulteriori test di conferma. L'ATS Insubria provvederà, in accordo con l'Ufficio Scolastico Territoriale, ad individuare le scuole sentinella da invitare al test nel periodo ottobre 2021-maggio 2022. Per ogni scuola sentinella individuata, il percorso di screening dura circa 2 mesi e prevede 4 rilevazioni da effettuare con cadenza quindicinale. Per l'anno accademico 2021-2022 il test salivare, oltre che per l'attività di sorveglianza, verrà impiegato anche come strumento per evitare la chiusura di interi plessi in presenza di cluster scolastici. Nelle classi non coinvolte da casi positivi potrà essere effettuato su base volontaria il tampone molecolare salivare, ripetuto per almeno 2 settimane, così da individuare in fase precoce un'eventuale diffusione del contagio.